quello che conta è che sia l'elemento di critica alla ragione che di critica ai sensi tu ce l'hai sempre. Nel mondo moderno sembra più forte l'elemento di critica alla ragione. No, Sesto questo. Empirico è un personaggio, insomma, che quello ha capito l'epistemologia moderna, quindi certo, anni fa. Però quello che volevo dire è che questo scetticismo, io non parlo di Schulz, parlo di scetticismo, cioè Locke, Hume in particolare, no? Cioè recupera lo scetticismo antico. Sì, cioè lo utilizza, Hume in particolare. Io invece avevo in mente Schulz. No, Schulz naturalmente è la forma più deteriore, direi, dello scetticismo, però lo scetticismo moderno è una forma di Hume, per esempio. Recupera molte argomentazioni di Sesto Empirico, di Oggi e Laerzio. Certo, però lì è discutibile anche appunto il fatto che Hume sia scettico, è largamente discusso dalla letteratura critica. Hume in particolare è un personaggio complicatissimo. Sì, vabbè, però è lui stesso che dice di essere scettico, insomma. Oh, parte moderato, non più torniamo. Sì, certo, non sono scettico. E poi le credenze non vanno distrutte. Quindi lui restaura tutto, richiama credenze. Sì, richiama credenze, abitudini, eccetera.